ciao a tutti gli iscritti al canale di Stefano Maggi, ciao a tutti i fan della pagina dell'Orto Dio. Ci troviamo all'Orto Dio in compagnia di Luca Speranza, ciao a tutti, Vladimir. Luca Speranza e Vladimir. Questo è un filmato in stile cooperazione Ubuntu, come il gruppo di Luca, e quindi sarà un filmato che probabilmente finirà sia sul mio canale che su quello di Luca. Quindi io vi presento Luca, poi dopo Luca vi presento a me, fammi una cosa del genere strana. Facciamo una cosa sì, veloce, insomma parliamo un po' di questo progetto e sarà carino. Noi siamo stati qui in piacevole compagnia, anzi anche oggi una bellissima giornata di sole, stiamo godendo dell'energia che ci sta regalando il sole e abbiamo anche avuto modo di chiacchierare, condividere un po' di temi, scambiare un po' di idee e abbiamo deciso di fare un piccolo video per parlare di cooperazione e condivisione. Sono due temi, come giustamente prima discutevamo, che sono molto difficili da applicare. È un qualcosa che purtroppo non ci hanno insegnato né a scuola né nella storia, proveniamo da fenomeni condivisi. Eppure sul pianeta ci sono i popoli, tra virgolette, primitivi, quelli che non hanno bisogno di tutto ciò, dei consumi indotti di cui noi siamo stati abituati sin da piccoli, tipo gli indiani d'America o gli indios dell'Amazzonia o i popoli australiani, gli aborigeni. Ognuno vive in modo diverso, però hanno comunque questo sistema comunque libero dove ognuno ha il suo ruolo spontaneo, naturale, e poi fanno la loro vita. Io non ho vissuto, non sono un antropologo, non ho vissuto con loro, ho semplicemente studiato un pochino sia in Brasile che visto confrontando con delle persone che hanno vissuto questo stile di vita. Stefano dice insomma che è difficile, su questo siamo d'accordo, anche io la penso così. Noi siamo figli di un sistema che ci rende nemici l'uno dell'altro, ci mette in competizione. Competizione, bravo. Non è facile provare a raggiungere questa cooperazione, ma è importante cercare di farlo. Proviamoci. Quindi proprio per provarci, io in base a questo, ecco, dove, per esempio, per non far essere troppo lungo il filmato, domanda a Luca, allora te raccontaci chi è Luca Speranza, cosa fa Luca Speranza e in che modo vuole cooperare e condividere con gli altri. Cosa vuole cooperare, cosa vuole condividere, raccontaci in pochi minuti questa grossa domanda. Vabbè, sarò brevissimo, cercherò di essere breve. Comunque io sono uno dei tanti abitanti di questo pianeta che è venuto qui con una storia, come molti di noi qui, da un lontano passato, per chi crede comunque che non abbiamo vissuto una vita sola, e uno come tanti che forse ha la fortuna, che poi diventa un dovere, di aver capito delle cose, di aver compreso piano piano. Nella mia vita ho compreso che delle volte, e una delle cose che ho capito è che questo essere separati, questo essere in competizione, io sono meglio di te, io sono più bravo, io sono più bello, io ho la maglietta più figa, ho la macchina più bella, ho la casa più, eccetera, 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 ci porterà sempre più lontani e sempre più schiavi di questo sistema che molti si lamentano in continuazione, ma pochi fanno qualcosa. Io non è che avrò fatto tantissimo, però stiamo cercando insieme a Vladimir e anche tanti amici di creare dei gruppi Ubuntu, dei gruppi Ubuntu fruttali li chiamiamo, perché ci piace coltivare gli alberi e creare comunque una vita più semplice, e manderemo più notizie poi sia nel mio canale, poi speriamo di stare in contatto perché è un bellissimo spazio qui e vorremmo creare sinergia o comunque fare rete, quindi aiutarci l'un l'altro, ognuno con i suoi spazi. Pure qua bisognerà fare una specie di villaggio Ubuntu, Orto Dio Ubuntu. Siamo disponibili, noi vogliamo fare un modello, vogliamo partire con una piccola base e poi fare, esatto, Orto Dio Ubuntu, e il principio è quello, condividere e aiutarci. A Stefano gli servirà una mano, veniamo, Vladi si è già proposto una mano soprattutto per zappare, due mani, due piedi e una testa per pensare, perché bisogna anche condividere, scherzare e scambiarsi idee, alla fine divertirsi, perché poi Stefano, ecco, è bravissimo. Io vorrei che ci guidesse facendo un freestyle al volo su questo argomento. Vai che l'ho incentivato, eccolo qualche minuto che parte. Adesso sai, ci provo, non so quanto mi ci ritrovo a fare un freestyle senza base, ma ti volevo dire ciò che c'ho in testa, quello che mi piace, anch'io mi volevo presentare per tutti quelli che stanno sul tuo canale.
Sono Stefano Maggi dell'Orto Dio e vivo qui in campagna e ci sono messo io volontariamente e presente, sai perché? Perché ho deciso spontaneamente di vivere più naturalmente, di inquina poco, di scaldarmi col fuoco. E di mangiapane unto. È una bellissima canzone, ci ha fatto Bella, sentire prima. Dopo metto il bella, link. Dopo, bellissima. dovevo far fare un freestyle a Luca, poi non gli è venuto, No. quindi Dovrò fare scuola. questo non era niente, perché adesso mi ha accorto di sorpresa, però. Ma sei stato bravissimo come sempre. Comunque, dopo metto il link e vi faccio sentire anche delle canzoni. È bravissimo. E speriamo di fare queste cooperazioni e avere il tempo anche per creare delle cose insieme perché mi piace imparare. Invece Luca fa parte della setta dei fruttariani, Setta, mi raccomando, setta libera, no, non è a vero. differenza della maggior parte di quelli della setta dei fruttariani, che io li odio dal profondo, Luca alla fine mi sembra una persona a parte corretta, brava, ma anche riflessiva, perché voglio dire, tanti sono bravi ma mi sembrano che stanno un po' fuori di capoccia, e allora uno dice, ma come, è una cosa che dovrebbe far bene, però poi stai fuori di capoccia. Invece Luca lo vedo molto coi piedi per Contro con terra. gli estremismi e soprattutto usiamo più buon senso e semplicità, perché la vita è semplice, perché ce la dobbiamo complicare? Andiamo verso la frutta per semplificarci la vita, stare bene con gli altri. Io con tutte queste cose, agrumi sì, agrumi no, mela qui, Io mela là. ovviamente ti criticavo, perché sai che amo critica a tutti, Ma figurati, ma per me i se. fruttariani sono i meglio che ci stanno, lo sai, Grande, no, no, ma figurati. Dai, grande. sì. Allora, ragazzi, un saluto a tutti da Salutiamo, un Luca, da saluto dall'Orto Dio, da Vladimir, Vladimir alla prossima. e da Stefano. Bella!